Bella a tutti, raga, qui è Miro ed oggi siamo qui in questo nuovo video dove andremo a vedere i pronostici che ho fatto io per l'ottava giornata di Serie A. Purtroppo quelli della settima sono andati veramente, veramente male. Sono riuscito ad azzeccare soltanto 5 risultati su 10. Vi dico subito quelli che ho sbagliato: sono Udinese Samp, a cui ho messo X2 e ha vinto l'Udinese, ovviamente. Poi il 2 di Chievo Fiorentina. Il no goal di Spal Crotone, l'1 di Torino Verona, Sirigu mortacci tua, e il 2 di Atalanta Juve. Ma il 2 che avevo messo, l'avevo già detto nel video dei scorsi pronostici, io me lo sentivo che poteva finire in un pareggio Atalanta Juve, e sono stato un coglione a non aver messo X2. Però fino a quando non ci perdo soldi, me ci rode il culo pure di meno. Comunque, passiamo ai pronostici per l'ottava giornata, che sono stati abbastanza difficili da fare perché è una giornata ricca di big match. Comunque abbiamo Juventus-Lazio, Roma-Napoli e il derby milanese. Quindi tre partite del genere in una giornata sola è veramente tanta tanta roba. Partiamo con Juve-Lazio. Juve-Lazio ho messo uno perché nonostante la Lazio sia comunque una buonissima squadra che sta, diciamo, anche sorprendendo un po' perché non ci aspettavamo un inizio di campionato così dalla Lazio, dato che comunque la maggior parte delle volte che si qualifica in Europa in un anno, l'anno dopo generalmente non fa così tanto bene, quest'anno sta veramente sorprendendo. Ma comunque davanti abbiamo una Juve che di fronte ai 2 punti persi a Bergamo assolutamente vuole riscattarsi all'Allianz Arena o Juventus Stadium, dir si voglia. Quindi assolutamente uno. Roma-Napoli. Roma-Napoli è quella su cui ho avuto, diciamo, più difficoltà. Perché è tosta, perché è veramente tosta. Sono 2 squadre assolutamente fortissime. Il Napoli è in formissima, è prima in campionato e sta volando sulle ali dell'entusiasmo. Quindi è un Napoli che può fare bene, ma può fare ancora meglio, dato questo momento. Mentre è una Roma ben consolidata da Di Francesco. Quindi, specialmente comunque dopo la buona prestazione fatta a Milano contro il Milan, è una Roma che è strutturata bene, quindi può reggere, diciamo, anche i colpi delle grandi, però per me contro il Napoli può reggere, ma fino a un certo punto. Ecco perché io ho messo un X2. Poi passiamo alle altre 2 partite, ovvero Fiorentina-Udinese e Bologna-Spal, a cui ho messo tutte e due un 1. Ho messo a Fiorentina-Udinese e Bologna-Spal 1-1 perché le squadre che giocano in casa in questo caso, quindi Fiorentina e Bologna, secondo me godono di un organico migliore delle loro squadre avversarie, quindi in questo caso Udinese e Spal. Poi passiamo a Cagliari-Genoa, che è stata l'ultima partita a cui ho scritto il risultato. Anche qui è stato difficile, è stato molto difficile perché il Cagliari, come ben sappiamo, non viene da un ottimo momento, ma il Genoa sta messo altrettanto peggio, dato che dopo 7 giornate si trova comunque soltanto a 2 punti, se non erro sopra solo al Benevento che è a 0. Quindi diciamo che anche il Genoa naviga in cattive, cattivissime acque. Infatti si parla anche di un esonero di Juric, non so nemmeno se è già avvenuto o avverrà in seguito. Però comunque prima della settima giornata e anche dopo si vociferava di un esonero di Juric. Io, date queste voci sul Genoa e dato che comunque sia il Cagliari che il Genoa hanno bisogno di riscattarsi, io di cuore ho messo un 1 al Cagliari. Speriamo che rispetti il pronostico. Poi andiamo a Crotone-Torino, dove qui il 2 è veramente scontato. Sampdoria-Atalanta. Sampdoria-Atalanta è una partita che non va sottovalutata, perché comunque, come ho già detto nel mio scorso video, sono 2 organici che potrebbero comunque competere per l'Europa League. Perché la Sampdoria è una squadra che comunque gioca bene, ha una buona squadra. Mentre l'Atalanta è una squadra che la sta facendo l'Europa League, dopo una prestazione come quella fatta a Bergamo contro la Juve, sicuramente tutte le squadre devono aver paura dell'Atalanta. Che risultato pronostico? Non lo so, per me vince una delle due, quindi per forza un 1-2. Però è veramente difficile, secondo me, trovare una vincitrice in questa partita. È veramente difficile per me. Poi
Passiamo a Sassuolo Chievo, dove qui questa proprio secondo me sarà una di quelle partite noiose, ma proprio che te rompi i coglioni. E io ho messo due perché per me in questo momento il Chievo sta messo molto meglio del Sassuolo, ma a grandi linee più o meno l'organico siamo lì. Il Chievo sta più su del Sassuolo, però comunque non è che abbiano un organico chissà che, eh. Poi vabbè, Verona-Benevento 1 perché, regà, Verona-Benevento, nonostante il Verona non abbia recuperato due gol col Torino a culo, parliamoci chiaro, a culo, è comunque superiore al Benevento. E poi passiamo al derby milanese, Inter-Milan. Tosta, tosta perché i derby sono imprevedibili. I derby sono veramente imprevedibili perché ci può essere 1-0-0, però con la partita tipo più bella del mondo. Perché molte volte lo 0-0 viene associato a poca roba, non è successo un cazzo, è finita 0-0. Invece molte volte le squadre si sono fronteggiate benissimo, hanno fatto una cifra di tiri e quant'altro, però quando la palla non deve entrare, non entra e finisce 0-0. Però ci può essere magari una goleada da parte di una delle due squadre, o magari un pareggio astronomico tipo un 3-3 o un 4-4. I derby sono imprevedibili. Io onestamente mi sento che, dato le squadre, comunque il Milan, diciamo che la maggior parte delle volte comunque un gol l'ha portato a casa, l'Inter è la squadra che se dovessi scegliere vedrei favorita, però non ho messo uno perché sei Inter-Milan, giusto? Sì o no? Sì. Boh, ecco, Inter Milan, sì, è Inter Milan. Non ho messo l'uno perché comunque, come ho già detto, i derby sono imprevedibili. Quindi io ho messo gol perché sento che questa partita potrebbe finire con tutte e due le squadre che segnano. Vedremo come andrà a finire. Detto questo, il video è finito e noi ci becchiamo in un prossimo video.